Grazie al lavoro che facciamo abbiamo l'opportunità di provare moltissimi prodotti, ma soprattutto di testarli sul campo quando andiamo in giro per lavoro, alle fiere o semplicemente a eventi che sono lontani da casa e quindi ci costringono a muoverci e a spostare con noi gran parte dell'attrezzatura. Visto che il Natale si avvicina, quale migliore occasione per presentarvi il mio zaino tecnologico di Babbo Natale? La prima cosa che serve a Babbo Natale per inserire tutti i suoi gadget è ovviamente uno zaino. Tra i tantissimi zaini che ci sono in commercio, io ho scelto uno zaino della Litz. È un prodotto che ha tre caratteristiche principali: è molto leggero, è estremamente compatto perché come vedete è stretto e sottile, è economico perché costa circa 70 euro, ma soprattutto non teme l'usura e anche il rivestimento è praticamente in simile acetato, quindi è anche antiacqua e questo è fondamentale, soprattutto unito alla capienza veramente unica. Per dimostrarvelo, quale migliore occasione per farvi vedere tutti i gadget e i prodotti che io sono solito portarmi dietro durante trasferte magari più lunghe o anche trasferte più corte, magari non tutto insieme. Per prima cosa partiamo dalla tasca qui laterale, dove ho inserito un paio di cuffie. Si trattano delle cuffie di Samsung Level On. Sono delle cuffie che non sono proprio in-ear perché hanno soltanto questa sporgenza che entra nell'orecchio e che io apprezzo di più rispetto alle in-ear, perché le in-ear le trovo un pochino scomode. Queste cuffie hanno il vantaggio che una volta inserite sotto il colletto della camicia praticamente non si vedono. Cuffie che vengono gestite tramite Bluetooth da uno smartphone. In questo caso lo smartphone è il Wiko Fever. Si tratta di un prodotto appena recensito e che trovo molto molto buono, consigliabile, ma soprattutto visto che in fiera mi cascano spesso telefoni e mi si rompono, se si rompe un prodotto da 199 euro non succede nulla, ma essendo poi un dual sim all'estero diventa molto molto comodo. Altra caratteristica di questo zaino è che c'è all'interno di questa tasca anche uno spolverino per schermi occhiali. Davanti ho messo due accessori importantissimi per me, per non dover tirare sempre fuori il telefono dalla tasca: uno smartwatch Motorola 360 di seconda generazione, ma visto che il Motorola e gli Android Wear si scaricano che è un piacere, per avere comunque le notifiche al polso sempre e i contapassi, Mi Band con il lettore del battito cardiaco, quindi la versione 1S, è sicuramente da comprare se siete proprio dei techno geek e maniaci come lo sono io. Smartphone non mancano in questo zaino. Il secondo smartphone è l'LG G4, un prodotto che rapporto qualità-prezzo, addirittura aggiornato a marshmallow, è veramente eccezionale. Fa delle ottime foto, un'ottima autonomia, soprattutto in nero con la cover in pelle posteriore. A me piace davvero davvero tanto. Un altro smartphone che col quale ho un rapporto di amore ed odio è l'iPhone 6S Plus, 64 GB, l'unica versione secondo me acquistabile. Uno smartphone che amo perché è estremamente fluido, estremamente affidabile e con un'ottima autonomia, ma ogni tanto devo tornare a Android perché Android è estremamente molto più libero, divertente. Insomma, iPhone mi trovo bene, ma ogni tanto mi ci vuole un Android. Ovviamente in questa tasca altre scomparti e una penna, perché le penne servono sempre. Rimanendo sempre all'esterno e quindi sulla tasca anteriore di questo zaino, su Amazon durante il Cyber Weekend ho comprato questa ruota, una vera e propria gomma, che altro non è che una cassa Bluetooth. È della AUK, l'ho pagata mi pare 10 euro, una roba del genere, perché quando sono alle fiere, soprattutto quelle che durano più giorni, amo tornare in camera e mettere un po' di musica tramite viva voce, sia per me sia per chi è intorno a me. Chiaramente, anche perché sono il gadget poi di questo Natale, le action cam non possono mancare. Per rappresentare questo segmento di mercato, più o meno cambio un action cam ogni mese io per provarle, e in questo momento ho una action cam dell'Activion, una action cam veramente interessante perché è un prodotto abbastanza economico ma con una qualità veramente ottima di costruzione. La recensirò a breve, quindi insomma rimanete connessi perché vi dirò poi come va sul campo. Infine il mio accrocchio preferito, ovvero un laccetto che posso mettere un po' dove voglio, in questo caso con attaccato un cavetto mini che ha micro USB e USB normale,
Uno spingi SIM, fondamentale per cambiare SIM in tutti i vari telefoni che mi capitano intorno, e una chiavetta USB, perché le chiavette USB sono fondamentali sempre. Questo lo lasciamo fuori e continuiamo. Rimaniamo in esterna e come vedete sul lato c'è un bellissimo cavalletto. Si tratta di un cavalletto della Manfrotto, è un prodotto abbastanza economico per la marca, costa 50 euro, ma Manfrotto costa sempre tutto carissimo e ha due vantaggi. Il primo è che è abbastanza leggero rispetto alla dimensione che ha, perché come vedete ha 4 livelli di altezza più il palo centrale che permette di alzare ancora di più il cavalletto, e in più ha tutto questo sistema di aggancio e di movimentazione della cinepresa o fotocamera o quello che avete, veramente fatto bene e insomma fa la differenza se siete se dovete fare dei video di buona qualità. Sempre in esterna, l'ultimo smartphone è nascosto nell'altra tasca laterale ed è il glorioso Galaxy S6. Ha due caratteristiche che io apprezzo: display e fotocamera, che secondo me sono imbattibili in questa fascia di prezzo. A questo punto non sto a aprirvi il soffietto perché volendo si può anche ampliare lo zaino, ma non vi apro il soffietto perché come vedete mi ci sta tutto senza aprire il soffietto. Vado ad aprire la tascona centrale. Tascona centrale che nasconde altri auricolari. Sono sempre molto indeciso se portare dietro, quando vado, esco di casa, le Minix, che sono delle cuffie Bluetooth da 49 euro, che a mio parere, livello qualitativo, sia per costruzione sia per qualità dell'audio, sono veramente ottime nella fascia di prezzo, o di portarmi dietro le mie Jabra. In questo caso io ho quelle a filo. Ci sono esattamente identiche col Bluetooth, sono migliori queste come qualità generale, ma costano più del doppio. Quindi a voi la scelta, anch'io stesso sono indeciso sempre su quale delle due portarmi dietro. All'interno dello zaino trovate anche un astuccio dove io ho messo fondamentalmente tutta la cavetteria. È chiaramente necessario portarsi dietro quando sono fuori tutti i cavetti, ma una cosa a cui non rinuncio è il caricabatterie a USB multiplo, in questo caso anche qua della UK, ne ho un altro della Anker che è attaccato sotto al monitor. Fondamentale perché all'estero, quando siamo in albergo o comunque anche in casa in affitto, ci sono sempre poche prese, con qui una presa sola di corrente alimento tanti dispositivi. Poi chiaramente altri cavetti, gli adattatori per il Moto 360, la Mi Band, purtroppo serve sempre tanta troppa roba. Se non mi bastasse la ricarica che ho fatto durante la notte dei miei dispositivi elettronici, posso utilizzare una power bank. Io vi consiglio questa Aukei da 9000 mAh perché è una di quelle più piccole rispetto alla capacità che ha, e soprattutto ha due USB e i LED che ci permettono di vedere quanta carica ha. È un prodotto molto completo e il rapporto qualità-prezzo è ottimo, soprattutto se lo trovate in offerta. Se invece avete dei colleghi che vi succhiano sempre la corrente, RO Power 20.100 mAh, e ha la USB Type-C a 3A in uscita, che fa ricaricare anche i computer di ultima generazione. Non mancano le USB normali. In tutto questo ci sono poi i ferri del mestiere, come amo chiamarli io, ovvero il primo è l'iPad celato da una type cover della Logitech. Trovate la recensione sempre sul canale YouTube e sul sito appunto HDblog. E l'iPad Air 2, secondo me, è il tablet per definizione. Costa sempre tanto come tutti i prodotti Apple, ma ha il vantaggio di essere praticamente infinita l'autonomia. E con questa tastiera si trasforma quasi in un PC. Chiaramente non ha le potenzialità di Windows e dei tablet Windows, del Surface in primis, però l'autonomia è veramente doppia anche rispetto al Surface, e questo per il mio utilizzo è il plus vero e proprio. Quindi Type più iPad Air 2, un pacchetto da 500 euro, ma insomma ci può stare per i tecnomaniaci. Il pezzo forte di tutto questo è il computer portatile. Sono sempre molto indeciso io se ancora scegliere tra XPS
13, 12 e 15, o la gamma Mac con l'Air, il MacBook 12 e il Mac Pro, Book Pro. Però, come vedete, al momento ho scelto il MacBook Pro, ma ci sta che magari l'anno prossimo ritorno a un Dell, e in questo caso è il 13 pollici, macchina eccezionale, ma col costo che ha sarebbe assurdo il contrario. Ho, come vedete, inserito una custodina da 15 euro comprata sempre su Amazon, che praticamente mi permette di non avere custodie vere e proprie, per il Mac, ma di poterlo riporre senza problemi in questo modo. Ah, dimenticavo, in tutto questo, chiaramente ho registrato il video tramite la Canon M3, una fotocamera mirrorless che secondo me è l'acquisto da fare per chi vuole fare video, soprattutto i blogger, eccetera, eccetera. Un prodotto economicamente più vantaggioso di una videocamera di ultima generazione, ma che riesce ad avere una qualità, secondo me, superiore, soprattutto se mettete un'ottica di un certo tipo. Questi sono dunque i prodotti tecnologici che mi porto dietro, soprattutto quando devo andare via per parecchi giorni. Uno zaino che se mi rubassero sarei fondamentalmente morto. Però è uno zaino che mi permette di essere online praticamente sempre e ovunque. Maggiori informazioni, dettagli, soprattutto tutti i link per acquistare i prodotti e per avere informazioni maggiori proprio su questi prodotti che vi ho elencato, li trovate nell'articolo in descrizione di questo video. A questo punto non mi resta che augurarvi buon Natale. Un saluto a tutti, Niccolò Roli per hdblog.it.